Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come installare GTX in italiano o nelle altre lingue supportate. In questo tutorial userò una QuickSet, ma i passaggi sono uguali per tutte le altre radio che supportano GTX, come Radio Master, Jumper o le varie FR Sky. Quando installiamo GTX tramite Buddy o Flasher abbiamo a disposizione solo l'inglese, quindi se vogliamo installarlo in un'altra lingua non possiamo usare questi due metodi. Per avere GTX in altri linguaggi dobbiamo scaricare il firmware già compilato nella lingua che ci interessa, poi installarlo nella radio tramite microSD. Pertanto per procedere con l'aggiornamento apriamo questa pagina GitHub dove ci sono tutti i firmware per tutte le radio. Quindi clicco qui per l'elenco completo. Scorro verso il basso fino a trovare i file per la mia QuickSet. Ok, come vedete i primi tre sono per la versione Access, mentre quelli sotto sono per la versione ACCST come la mia. A questo punto possiamo notare che per ogni radio ci sono tre file. Quelli con Bluetooth e Lua Mixer sono versioni particolari per sviluppatori, noi dobbiamo scaricare quello solo con LANG. Quindi procedo con il download. Adesso sarà necessario copiare il firmware che abbiamo scaricato nella microSD della radio, quindi la rimuovo e la metto sul PC tramite adattatore SD. Ok, come vedete qui sulla sinistra ho aperto l'archivio zip che ho scaricato da GitHub, mentre sulla destra ho la microSD della radio. Ora trascino il file che mi interessa nella cartella firmware della microSD. Io userò l'italiano, ma se vi serve in francese, tedesco, spagnolo o altre lingue, trascinate il file relativo al vostro paese. Molto bene, dopo aver copiato il firmware nella microSD, posso fare rimozione sicura dell'hardware e rimettere la microSD nella radio. Ok, a questo punto ho rimesso la microSD, non mi rimane altro che accendere la radio in boot mode. Per farlo bisogna spingere questi due trim verso l'interno e premere il pulsante di accensione. Bene, a questo punto possiamo procedere, basterà premere su Write Firmware. Poi scegliamo il file che abbiamo copiato nella microSD della radio e clicchiamo Enter. Per confermare teniamo premuto Enter. Perfetto, aggiornamento completato. Premiamo Enter, poi Exit. Come vedete, tutte le voci della radio sono in italiano. Chiudiamo con una piccola nota per quanto riguarda i nomi dei primi 4 canali. Questo ci servirà perché su Betaflight abbiamo Aetre o Tair che non trovano corrispondenza con i nomi in italiano. Con la radio in italiano adesso Tair diventa Maed e Aetre diventa Aemd. Per la corrispondenza dei vari termini potete fare riferimento a questa parte dello schema. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.